Ciao a tutti, benvenuti su Cantare R&B. Io sono Alessia, ma poi potete chiamarmi Ale. Oggi voglio rispondere a una domanda, che è forse una delle più frequenti, e voglio rispondere dando un consiglio che io ho trovato geniale, l'ho scoperto nel web e assolutamente ha sempre funzionato per me, funziona, lo uso ogni volta che devo affrontare questo problema che. Problema, questa cosa che vi sto per dire, e probabilmente non è facilissimo da capire al primo momento, ma cercherò di essere più chiara possibile. La domanda in questione è: Ale, come faccio a cantare le note alte? Come faccio a cantare alto? Domanda da un milione di dollari, ok? Siamo tutti d'accordo, ci vogliono un sacco di cose, un sacco di tecniche che lavorino insieme per cantare le note alte, farlo in modo naturale, farlo col sostegno del diaframma, aggiungerci il vibrato, eccetera, 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 eccetera. Quindi bisogna studiare, però il consiglio che sto per darvi è geniale ed è questo. State molto attenti. Allora, prima di tutto, una premessa. Cosa succede quasi a tutti quando sanno che devono affrontare una nota alta? Ecco, di solito la tendenza di tutti, era ovviamente anche la mia inizialmente, è quella di dire: oh mio Dio, arriva la nota, cosa faccio? Sta per arrivare. Urlata, urlata, rigida, costretta, perché? Perché c'è troppa tensione su queste note alte, perché tutti ci vogliono arrivare per poi vedere il pubblico che si alza in piedi, applausi, bravissima, la prossima Whitney Houston, la prossima Mariah Carey. Perciò c'è un sacco di aspettativa su queste benedette note alte. Quindi, quale è il consiglio che vi voglio dare? Invece di pensare, ok, adesso vado su, mentalmente dovete condizionarvi a pensare che state scendendo, ok? Il vostro pensiero nella vostra mente deve essere quello di scendere. Immagino che risulti quasi forse impossibile da capire, però provate a immaginarvi che la vostra testa stia scendendo. Distogliete l'attenzione dall'andare in alto e pensate che la vostra testa stia scendendo, o la vostra mente addirittura, meglio ancora, che la vostra mente stia scendendo. Perché dico mente piuttosto di testa, piuttosto che corpo? Perché anche ci sono dei cantanti che per affrontare la nota alta quello che fanno è abbassarsi, oppure ritirarsi verso indietro, diciamo. Però anche questo credo che sia una difficoltà in più, una tensione in più, dover pensare già dovete fare la nota alta, dover anche pensare che dovete abbassarvi oppure dovete, oltre a creare altri problemi perché il diaframma, eccetera, 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 ma vi irrigidisce ancora di più. Allora pensate a scendere con la mente, ok? Io spero che questo consiglio vi risulti utile, che sia comprensibile. Lo so che al momento può essere un po' destabilizzante, non proprio facilissimo da comprendere, ma provate, provate, provate e sono sicura che poi troverete la chiave per capire quello che vi ho detto. E vi prego, fatemi sapere se vi funziona anche a voi. Per me è geniale, ha salvato la mia vita un sacco di volte e penso che lo utilizzerò sempre e basta, fatemi sapere se funziona e spero di esservi stata utile. Sono super emozionata di avervi dato questo consiglio e vi ringrazio per avermi seguito. Vi ricordo che ho anche una pagina Facebook, quindi se volete contattarmi, mandarmi un post, qualsiasi cosa, potete scrivermi anche lì, sempre Cantare R&B. E basta, vi mando un grande bacio e un abbraccione e vi saluto. Alla prossima, grazie.